La prima cosa che dovete sapere di me è che amavo moltissimo il cinema. Moltissimo. Ecco, qui potete vedermi con alcune delle mie tipiche espressioni da film. A giudicare dalla commozione, questo non può che essere Casablanca. Qui invece sto facendo di tutto per capire qualcosa, ma in realtà non ho capito nulla. Quarto potere. Occhiale in bocca, aria da finto intellettuale, un film neorealista italiano, Ladri di biciclette. Un altro film neorealista, e ancora un altro. Ah, ma questo è Spielberg, grande. Stessa faccia di Quarto potere, Lynch. Stessa faccia di Lynch e Quarto potere, Lars von Trier. Oh, eccoci alla saga dei vampiri. Mazza che palle. Guerre stellari. Grazie, George Lucas. Questo film ha segnato la mia infanzia. Un prequel di Guerre stellari. Un altro prequel. Vabbè, George. Grazie per aver fatto un film così noioso. Grazie, grazie e ancora grazie. Ma sto divagando. Che stavo dicendo? Ah, sì. La seconda cosa che dovete sapere di me è che io non uso mai parole a caso. Quando dico amavo, intendo dire che ora non lo amo più. Diventando grande, il mondo intorno a me è cambiato. Ho visto e vissuto la tragedia umana sotto i miei occhi. La crisi economica è diventata crisi della coscienza. E improvvisamente mi sono sentito fuori posto. Non c'era più spazio per i sogni. Così ho deciso che dovevo dare una svolta alla mia vita ed eliminare un'inutile parte del mio essere, la mia fantasia. Dormi, anima mia, dormi e non pensare. Fuggi le passioni, domina i tuoi istinti, dormi, anima mia, dormi e non sognare, perché troppo a lungo dai sogni ti sei fatta cullare. Era arrivato il momento di cercarmi un lavoro vero. Decisi così di rivolgermi al nemico. Gaiotto, Gaiotto, eccolo qua. Gaiotto, laureato in cinema. Oui. Ma che ci fa uno laureato in cinema qui? E capì? La crisi, eh? Piuttosto che una got, le mei piuttosto. Ma guarda che qua si lavora veramente, non come nel cinema. Qua non siamo mica in Teronia. Qui si lavora, si suda, si produce. Te però mi sei simpatico. Ultimamente mi sono passati marocchini, cinesi, extracomunitari, extraterrestri. Finalmente un vero maschio del nord! Gaiotto, ti senti bene? Ha mai pensato di fare del cinema?